Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Mente la sua vita all'età di 19 anni dopo che gli è stata diagnosticata la stitichezza quando aveva il cancro. Megan Pride era un'adolescente di soli 19 anni, si è spenta serenamente, a casa circondata da chi la amava. La morte di questa ragazza che stava appena iniziando la vita, nel pieno della sua giovinezza, è stata causata da un cancro al colon. Questo è successo subito dopo che il suo medico le ha detto che il dolore estremo che stava provando era dovuto a un problema di stitichezza. Questa famiglia di Little Corby, Carlisle, ha dovuto affrontare la situazione, e lo ha fatto nel miglior modo possibile. Ecco un video riassunto di questa storia. Alla giovane donna era stato diagnosticato un cancro al colon in una delle sue forme più croniche, quindi il trattamento è stato molto aggressivo. Lo sapeva da febbraio 2016, ma è stato comunque tutto molto improvviso. Quello che è successo è che mesi prima di ricevere la notizia devastante, il suo medico le ha prescritto dei lassativi e l'ha mandata a casa, poiché la sua opinione professionale era che il dolore che soffriva fosse dovuto solo alla stitichezza. A quel tempo, nessuno si aspettava che le cose andassero così. Quando è andata per la prima volta dal medico nell'ottobre 2015, ha lamentato forti dolori allo stomaco. Lo specialista ha deciso che i suoi sintomi non erano niente di grave e ha prescritto dei lassativi per risolvere il problema. Poi, nel febbraio 2016, il dolore è tornato molto più intenso e i suoi genitori l'hanno portata di nuovo a ricevere cure mediche. Dopo essere stato sottoposto a test per 5 giorni, hanno stabilito che aveva un tumore. Sua madre, Bev, era devastata. Non possiamo esprimere a parole la nostra gratitudine a tutte le persone che hanno scritto i messaggi negli ultimi giorni, per darci supporto con quello che è successo a Megan e tutto ciò che ha sofferto durante la sua malattia, ha detto. Megan ha toccato il cuore di molti e questo è stato chiaro dal momento in cui ci ha lasciato. Le cure che Megan ha ricevuto non hanno eguali e il supporto che hanno dato alla nostra famiglia è stato molto apprezzato e apprezzato. Megan ha combattuto molto duramente negli ultimi 16 mesi, ma ha sempre mantenuto un grande sorriso sul viso nonostante tutto. Sognare angeli, mio prezioso bambino, queste erano le parole di sua madre. Sua sorella di 13 anni ha scritto il suo tributo a Megan. Sei la sorella migliore che avrei potuto chiedere dalla vita. Grazie per esserci sempre per me. Ti amo moltissimo, mio bellissimo angelo. Megan ha lottato per mantenere una vita entro parametri normali, se possibile. Un esempio è che ha fatto l'esame di guida come tutti i giovani della sua età. Era determinata a non lasciare che la diagnosi dettasse ogni passo della sua vita, e lo ha fatto molto bene. È un esempio per molti. L'adolescente ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita a raccogliere fondi per campagne educative e informative sul cancro al colon. Il suo modo di assumere la malattia è stato ammirevole, pensare al benessere degli altri in un momento così difficile è un segno di maturità e altruismo che molti dovrebbero prendere come esempio nel mondo. Megan non dovrebbe essere dimenticata, poiché ha iniziato un bellissimo lavoro e la sua famiglia merita di essere ricordata come la ragazza coraggiosa che era nella vita. Condividi la sua storia stimolante con i tuoi amici e familiari. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.